Ciao ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi forse riconoscete questa bellissima casa in cui sto adesso perché un anno fa stavo registrando dei video in questa casa. Questa è la casa di Sonia e adesso sono qui, sono in Italia, non per tanto tempo, ma comunque oggi andiamo dove? A Frascati, se non lo conoscete, una città piccolina accanto a Roma. E volevo farvi vedere un po', guardate. Quanta bellezza c'è, mamma mia. Oh, l'Italia è proprio un bel paese. Potete seguirmi in questa strada, andiamo. Allora, adesso Sonia si è preparata e stiamo per uscire. Sonia, ti posso fare qualche domanda? Ok. Dove siamo? A casa mia, a Roma. In che paese è Roma? In Italia! E questa è la domanda? Sì. Sonia, dove vogliamo andare oggi? A Frascati Cos'è Frascati? è un paese, città, cittadina vicino a Roma. Are you serious? I'm serious, dead serious. Ma quanto ci metti a prepararti? Sono italiana prima o poi. Che c'entra? No, infatti non c'entra che sono italiana, c'entra che sono donna. Esatto. E allora si esce. Come? Per il navigatore che non ci so arrivare a Ma Frascati. io sì. Sì, eh? So tutte le strade romane. Dai, dobbiamo mettere il navigatore? Vabbè, dai. Lo troviamo la strada, no? Tutte le strade portano a Roma. Non Esatto. sono sicura di Frascati, Tutte però. le strade portano a Frascati. Ma non ci ha lasciato le fave. Le fave sono piselli grandi. Non quel tipo di pisello. Ciao canine. Come ti chiami? Seduta. 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 Brava. Brava. Seduta. Brava. Sta già seduta. Bravo. Bellissimo. Allora, stavano tutti al mare. Tutti che mi mandavano le foto su Instagram, le storie. Stiamo al mare, a Ostia. Ci facciamo il bagno. Fa un caldo assurdo. Siamo venuti noi una settimana. Piove tutti i giorni. Sempre grigio. E vabbè. Adesso tutti quanti quando diranno ma te sei di Roma e non sai arrivare a Frascati? Infatti, che tipo di romana sei? Lo sapevo. Sonia, cosa pensiamo del traffico a Roma? No, cioè, dopo un anno in Giappone che la macchina manco a vederla, io non ho guidato per un anno, il traffico in Giappone non si, a Roma non si può. Parcheggio? Ancora meno. Invece c'è una domanda per Brian. Allora, quali cibi nuovi hai provato in questa vacanza italiana? Ho provato le fave e il pecorino. Il Ok. pecorino è stato il formaggio più buono della mia vita. Prugne, una cosa che non avevo mai mangiato. Ragazzi, le prugne! Per la prima. No, le prugne secche, la prugna, il frutto! Non l'ha mai mangiato! Ah, sì, è un sacco di Le carne salsiccette, stretta. la mortadella. Mortadella. Stiamo in viaggio per Frascati, se vediamo tra poco. Peace. Eccoci qua ragazzi, siamo a Frascati. Io non ci sono mai andato, però mi pare un posto bello, carino. Finora mi piace molto Frascati. Sonia, a te? Bellissima. Ma tu ci sei stata? Davvero? Però a mangiare sempre, mai a fare tipo la turista, era sempre tipo a mangiare. Secondo me, comunque, questo è un monumento principale. Anche secondo Che bellezza! Ragazzi, avete visto? Poi in fondo c'è quella cosa altissima. Bello. Allora, ragazzi, lei è Sonia. Aspettiamo che passi questa macchina e mo andiamo noi a vedere il. Panorama. Si dice il o la? Perché? Il. Perché è maschile. Ma finisce con la A. Anche papà. Anche Canada. Anche Canada. Si vede tutta l'Italia. Allora ragazzi, Sì.
stiamo andando verso il centro, devo dire che quell'emozione di un paesino piccolo mi è tornato. La strada, questi edificini, la villa, tutto quanto, bellissimo. Il tipo di pavimento si chiama cobblestone. Cobblestone? No, me lo ricordo, mi sa che una volta lo sapevo, adesso non mi ricordo. Questi come. Sono i San? San Roccia. San Pie? San Pietre. San Pietrini. Ah, e che ne sapevo? E sei di Roma? E vabbè. Beautiful little town. Qualcuno di voi sicuramente è di Frascati, lasciami un bel commento. Se lo vedo, metterò pin sul tuo commento e sarai sempre al top dei commenti. Allora Sonia, io comunque una cosa ancora non ho capito. Vai. È sabato. Ok. È ora di pranzo. Ok. Eppure è tutto chiuso. Tutto Accena. Così. O così. O così. Ma se io ho fame e voglio pranzare, allora, ed è sabato, se vuoi pranzare ci sono le vie centrali, quindi se stai al centro nelle vie centrali trovi le cose aperte, vedi tipo qui c'è roba aperta. Ristorante? Trattoria, chiuso. Osterie ci stanno, però a cena sarà tutto aperto. Va bene. Questo. Diceva, ma si può mettere anche un pezzetto di formaggio? Pasqua, si può fare tutto. Pasqua, dove è Pasqua? Dammela che ci metto un pezzo di formaggio. Ma che so, sorella? Che formaggio le piace? Pigliano di meglio. Questo va bene. Guarda. Questa non c'è il tubetto. Sembra buono. C'è buona ruba catedrale. Ma l'hai trovato? Allora, Briller ha preso il panino con la porchetta e il formaggio, quindi adesso voglio vedere l'assaggio. Aspetto che arrivi alla porchetta. Fai. L'hai presa la porchetta? Sì. Buonissimo. Sì. Vuoi dire qualcosa ai tuoi amici di Frascati? Grazie. Ragazzi, questa cosa voglio solo ringraziarvi, perché questo formaggio, questa carne, questo pane insieme, sono veramente grato per questo. La mia lingua è la cosa più felice del mondo. E tra l'altro guardate dove sono. Quindi diciamo che finora è un pomeriggio perfetto. Comunque Frascati è proprio un bel paesino, devo dire, mi piace tanto. Tutti i frascattini che ci siete là, grazie per l'ospitalità. Allora ragazzi, ho smesso di registrare perché ha iniziato a piovere, come dicevo. Adesso siamo in macchina, Sonia, dove stiamo andando? Allora, in Giappone c'è una cosa che bisogna fare, che si chiamano omiyage. Praticamente devi portare dei pensierini, qualcosa che si mangia, a prendere tutti quelli che conosci. Tutti quelli che fanno parte della tua vita, i colleghi, i tuoi studenti, i coinquilini, tutti. Quindi ce ne andiamo alla Conad. Conad è un supermercato molto buono e sano, quindi se ti piacciono mangiare le cose brevi, bla bla bla. Siamo andati a comprare i regalini per i nostri amici giapponesi. Quanto è buono tutto questo, dovete sapere che una mela intera in Giappone costa 1,50 euro per una mela. Adesso le mele stanno a 2,48 al chilo. Ditemelo voi che problemi hanno i giapponesi. Com'è in Giappone? Questa cosa qui potrebbe costare 3 euro, per dire 2,90 euro. Ma che scherzi? No. Che
Che paese ha il formaggio più buono? L'Italia, ovviamente. È così? Ditemelo voi nei commenti. Allora, intanto mio amico gli prende i savoiardi perché me li ha chiesti espressamente per fare il tiramisù. Sto pensando o i gentilini perché sono tipo tipici di Roma, oppure faccio una cosa più zozza, qualcosa tipo Kinder e Ferrero, magari Kinder Duplo, il Kinder Bueno, qualcosa del genere. Allora ragazzi, mission accomplished, abbiamo preso ciò che ci serviva. Tu che hai preso? Allora, abbiamo preso un po' di nocciolata, abbiamo preso delle merendine Kinder perché lì non ce l'hanno nemmeno. Abbiamo preso un po' di vino, tipo il Chianti, qualcosa di molto italiano. Abbiamo preso dei biscotti artigianali, dei taralli, un bel po' di roba. Un bel po' di roba, possiamo finire questo vlog. Scusatemi che non sono bravo a vloggare. Sonia, ultime parole? Se vi piacciono i vlog di Brian, diteglielo, perché lui pensa sempre che non è bravo a vloggare e quindi... Non sono bravo a vloggare. E quindi non fai vlog, però se vi interessano diteglielo, almeno magari... Non sono bravo a vloggare. E ragazzi, ci vediamo alla prossima. Peace. Let's go, peace.